Eccoci in una battaglia. Che cosa possiamo fare in una battaglia se non mettere in pausa? Mettiamo la visuale in questo modo, vedete che è una cosa infattibile, veramente infattibile. Allora per questo, no? La giriamo in questo modo e iniziamo a smazzare di brutto. Premiamo qualche tasto rapido per dare botte a sangue. Magari, non so, vado a cambiare il personaggio, voglio dare delle mostre extra. Non so, voglio darti un po' di potenza, voglio selezionare il mago, andare a guarire chi necessita, dare un po' di aura, lanciare delle bombe. Delle bombe di ghiaccio, di fuoco, quello che volete. Però in realtà è questo il combattimento, è inutile stare a negarlo. È questo. Ecco, adesso annulla. Ok. Eccoci qua. Cioè, io mi avvicino. Lasciano loro che spaccano un po' di culi. Do un po' di colpi possenti. Vado a smazzare. Clicco ripetutamente. Acco e slash a sangue. Ed è questa la tattica ragionata che di solito uso. Mi dispiace per le persone invece un pochino più intelligenti di me che vanno a studiare tattiche più complesse oppure che cercano di simulare una visuale tattica per gestire la tattica dell'ambiente, però io mi dispiace, non ci riesco, questo è un mio limite o forse un limite del gioco, non so, questo è da valutare ancora, dico così ironicamente. Che cos'altro vediamo? Non lo so, non lo so. Attenzione, ci sono i draghetti! Ci sono i draghetti, allora vai con il maghetto, lancia per esempio una stretta invernale. Che però è poco efficace, bisogna avvicinarsi un pochino di più. Lancia una bomba di fuoco. Ecco. Qua spacca i culi di brutto. Dai una zappata. Qua c'è un bel drago da spaccare. Allora, il drago da spaccare intanto mi fai un'aura eroica. Perché? Ecco, l'aura eroica. Dov'era? Che è già attivata. Poi abbiamo il glifo di paralisi che lo lanciamo sul draghetto. Così ecco, l'abbiamo rallentato, possiamo smazzare con i due guerrieri. Questo da un ecco, dalla difesa con scudo che la difende. Intanto che smazziamo, se la maga è pronta, possiamo dare una botta. Un cono di freddo. Ecco che però deve avvicinarsi di più. Ecco, per il cono di freddo bisogna avvicinarsi una stisina di più. Intanto dai questo che è un colpo veramente forte. Ecco, e anche il draghetto è ceduto. Era una tattica molto complessa o no? Era semplicemente uno smazzamento. Un bastone di legno. Perché prendiamo anche e poi rivendiamo. Andiamo. Ecco, guardate le opzioni di dialogo complesso. Abbiamo l'indaga col punto interrogativo, poi abbiamo la risposta buonista con l'ottima piumetta, la risposta invece divertente con la mascherina ridente e poi la risposta cattiva e brutale con il segno del pugno rosso. E questo è il massimo di complessità che potete richiedere da un dialogo in questo gioco, almeno di scelte, ok? Noi siamo di solito ironici, quindi una bella risatina. You better get going. Try not to get eaten. Don't have to tell me twice. You should leave too. But don't go that way. There's this huge dragon. Another dragon, and larger. Not a threat we should leave behind. Attenzione, probabilmente stiamo per incontrare un drago vero e bello grande da segare. Un'ottima notizia, ci gettiamo brutalmente. Yeah! Thank you.
Thank you.